Allora, oggi sono molto felice di aver ospite al nostro corner di Roma, Olivia Magnani. Grazie Olivia per essere qui. Come va? Tutto Grazie a bene? voi, sì, tutto bene. Allora, noi oggi Olivia ti chiamiamo in qualità in realtà di spettatrice, perché vogliamo sapere che tipo di spettatrice sei. Tra l'altro sappiamo che sei stata alla festa di Roma a vedere qualcosa. Vuoi dirci quello che hai visto? Sì, sono stata proprio ieri a vedere questo film di questo regista danese che aveva fatto Festen, che è forse la cosa più conosciuta al grande pubblico, che si chiama Thomas Vinterberg, che è tra l'altro un uomo di una bellezza, insomma, un bel colpo d'occhio. E in più Più mi di Mads sembra Mikkelsen? che l'attore, Esatto. beh, a me piace più il regista, Ah, sei sì, più da Vinterberg. però l'attore è fantastico, ha vinto qualche premio molto Sì, importante a tanto appena. Cannes Sì, e poi il film ha qualche appena anno vinto fa. Londra anche Sì, ho adesso. letto, il film è molto bello, molto originale e insomma, un po' un pugno nello stomaco perché seppure ho letto oggi che dicevano un film pieno di ebbrezza, però insomma ho sottotesto invece un sottofondo, io ci ho visto un sottofondo molto disperato, però è bello come giochi su questi suoni contrastanti, per cui insomma è una tragedia che ha dei momenti di ebbrezza insomma, è veramente una riflessione sulla vita Forte. e quindi sono contenta di aver visto questo film qua perché credo che non ne vedrò altri. Ma tu che tipo di spettatrice sei? Cosa cerchi? Cosa ti piace? Cinema classico? Cerchi cose nuove? Allora, intanto a me Serie? piace andare al cinema. Ah, ok. Quando In io questo vivevo a momento, Parigi diciamo. andavo tantissimo al cinema, vedevo i vecchi film, andavo nelle sale d'essai, Ti piace avevo un proprio il cinema abbonamento come luogo, stupendo per quindi? cui potevo andare al cinema ogni giorno, a tutte le ore, i cinema a Parigi erano pieni di gente. E non ho un buon rapporto con i film a casa, non ho un buon rapporto con i DVD, mi sa di malattia, mi sa di pigrizia, mi Cioè, sa tu ami di... proprio il luogo Io amo il cinema, luogo del cioè. cinema, amo, essendo un'attrice che viene dal teatro, ho bisogno della condivisione, anche come spettatrice, cioè senza la condivisione. E questa è una cosa che ad esempio ieri Vinterberg ha messo in evidenza salutando e ringraziando il pubblico della Festa di Roma, in questo momento Esserci, no? storico, che è un momento di merda, e essere insieme in una sala e tenere i cinema aperti e i teatri aperti è un gesto sicuramente coraggioso. Non so se coraggioso perché sono i posti più sicuri, Sì, è vero, in no? realtà Per più dei controlli, ristoranti, anzi. esatto, molto più dei Cioè. ristoranti, molto più dei mezzi pubblici. Però è un gesto insomma importante perché non possiamo vivere chiudendoci in casa No, no, perché assolutamente, c'è una anzi. pandemia. Sì, c'è una pandemia, la faremo tutti, ma la vita No, va avanti. anzi, esatto, va controllata. Poi, tra l'altro, al cinema, dopo Venezia c'era questa ripartenza, ci siamo rifermati un po' nuovamente, E però certo, ecco, io a ribadiamolo Venezia non che. sono venuta. Però il cinema in realtà è un luogo sicurissimo perché c'è la distanza, c'è la mascherina, Sì, cioè questo ti non viene detto, controllano la esatto. temperatura d'ingresso, insomma, voglio dire, mi Esatto. sembra lì il problema. Senti, qui facciamo un gioco outcore perché ci piace sempre fare i giochi, ci piace giocare così. Che si chiama Heroes, dove l'ospite deve scegliere il suo mito personale, che può essere quello o quella che diciamo, la folgorata e gli ha fatto iniziare la sua carriera, oppure qualcuno a cui guarda, diciamo, quello quasi da foto sul comodino, insomma. Vedi, qui noi abbiamo Ecco, Humphrey allora io Bogart, per vedi, io ho foto esempio. sul comodino solo le foto di mio figlio. Allora. Ma no, ho tante attrici che ho amato in periodi diversi della mia carriera e della mia vita, e sicuramente, ma diversissime, cioè da Vivien Leigh Ah. a Jeanne Moreau, a Cate Blanchett, a Uma Thurman, a Gina Rowlands, cioè un Grande periodo. Gina Rowlands, Sì, ecco, dimenticatissimo, eh? Gina Rowlands non viene citata quasi io mai. ho visto a lungo tutti i suoi film, ecco, forse proprio nel periodo dei miei 20 anni, quando stavo in Francia, e l'ho anche conosciuta perché sono stata in Ah. una giuria al Festival di Deauville, che è un festival di cinema americano, e Sì, certo, quell'anno già lei conosco. era invitata, non nella giuria, ma insomma era lì con un film, forse della figlia o del figlio, non mi ricordo. Nick. Che è il figlio di E l'ho lei e di anche Gina Passarella. conosciuta un attimo, solo che devo dire che io sono una che preferisce non incontrare le persone
che ha visto, cioè quando ho visto dei film che mi hanno folgorato, poi incontrare la, insomma, sono sempre un po' in imbarazzo. Anche ieri avrei voluto andare a conoscere questi attori, a fare i complimenti, ma poi ho detto boh, però appena, insomma, ho un rapporto poi strano di amore e odio con... no, di odio per niente, ma forse di, insomma, se un film e un attore mi piacciono da morire, poi ho un problema di soggezione e quindi mi sento che sono in imbarazzo, perché non mi va di essere in imbarazzo, allora magari non... Però peccato invece, perché poi conosce questa gente, sì, esatto. È sicuramente interessante. Quindi non hai detto un nome solo per la fine, ne hai detti no. Tanti, c'è cioè delle fasi? Sì, c'ho delle fasi, so che c'era un periodo che adoravo Jean Moreau, mi vedevo... Ah, poi c'è Anna Karina, cioè voglio dire, c'è il mio periodo Nouvelle Vague, delle attrici Nouvelle Vague. Gina Rolands, perché è un'attrice straordinaria, che recita anche con i capelli. Recita anche con i capelli Gina Rolands, quindi vedere i suoi film è sempre una lezione di... Consigliane uno ai lettori di Otcorn. Beh, spesso... insomma, una moglie, Gloria, io guardo lì, non ho credo che c'è altri canali, poi sono distratta da lei. E, tutti, non uno. Una moglie è bellissima, per tra l'altro partire, c'è anche Peter se Falk. Uno non ha mai visto niente di con Gina Rolands, Gloria? No, io direi una moglie. Una moglie, ecco, allora partiamo da una moglie, così se non avete mai sentito parlare di Gina Rolands, perché purtroppo grave, è se così, non avete è grave. Mai sentito parlare di Gina Rolands, c'è un problema culturale molto serio. Detto questo, potete recuperare e prendermi in affitto, sì, anche se esiste sono, ancora l'affitto, sì. Io ho una video. No, no, comunque ci sono anche i streaming sulle piattaforme. In streaming, ok, in streaming. Vedi, io lo streaming lo frequento poco. Vedi, invece, sono tante cose da recuperare. Senti, invece vorrei farti una domanda sulle conseguenze dell'amore. Ti capita mai di rivederlo, di vederlo, di... Certo, quando lo passano in televisione. Lì che fai? Guardi e dici... Guardo lì... un pezzo, perché poi mi ricordo che mi dimentico... Cioè, che ti eri dimenticata, ti ricordi che ti eri dimenticata delle cose? Sì. Ma sei critico quando ti vedi, dici... Sì, non amo per niente rivedermi, non amo proprio per niente, no. Beh, che ricordo hai di quel set invece? Di un set molto rigoroso, di un lavoro molto impegnativo e di una grandissima concentrazione. E poi era, tra virgolette, il mio primo film importante, non tra virgolette, perché insomma Sorrentino è diventato un regista importantissimo, ha portato il cinema italiano di nuovo nel mondo, e quindi io non è che prevedessi ovviamente, si capiva sul set, c'era una grande concentrazione, una grande serietà. E si capiva che stavamo facendo qualcosa di importante. Senti, invece, tu come attrice quanto sei cambiata? Oggi è più facile, ti diverti di più? Appunto, prima dicevi, no, che era il debutto quello, quindi era un momento anche particolare. Oggi è più facile? C'è cioè più il mestiere, quindi... Allora, ma non lo so se è più facile. Non lo so. Sai, ogni esperienza è un'esperienza diversa, che sia il cinema, che sia il teatro, che sia la televisione. Io televisione, devo dire, ne ho fatta molto, molto poca. Ogni esperienza è un'esperienza diversa, dipende dalla storia che stai raccontando, dal regista che ti dirige, dal ruolo che hai. Io non sono così lucida sul mio lavoro, per cui... Insomma, mi affido al team di gente con cui lavoro, gli altri attori, se è teatro, e la regia, soprattutto se è il cinema. Insomma, a seconda dei casi, credo di avere delle performance diverse. L'approccio. Non sono cambiata oddio, sono cambiata perché è cambiata la mia vita, quindi credo che l'attrice sia assolutamente influenzata da quello che succede, ma proprio 5 minuti prima di entrare qui, 5 minuti prima di entrare in scena e 5 minuti prima di entrare in azione su un film, per cui ti porti comunque il tuo vissuto, per quanto tu possa essere un virtuoso del tecnicismo e della tecnica, cosa che io non sono,
e cioè la conosco, l'ho studiata, ho fatto tante esperienze di formazione come attrice, dopodiché c'è una parte istintiva molto importante che però è anche il regista che deve saper tirar fuori, per cui è un equilibrio assolutamente non matematico e per quello che mi riguarda assolutamente non prevedibile. Certo. Senti, ti faccio l'ultima cosa che è un altro gioco, perché noi qui ci piace giocare, cioè, ti suona il telefono, prendi il telefono e Ho già detto. è il nome di un regista o una regista che ti chiede di lavorare con lui o con lei, chi vorresti che fosse? Puoi scegliere chiunque. Quante esitazioni. Dunque, di una regista la Bayer, Susan Bayer, Ah sì, scusami, non Susan Bayer, Bier, sì. Bier. Grandissima Susan Sì, Bier, fa tante fantastica. cose. Di un uomo regista. Winterberg, no. No, Winterberg non lo dico perché non sono andata a bussare alla sua porta ieri. Oddio, non lo Italiano o so. americano? Sto Ma pensando. facciamo americano, dai, facciamo proprio un americano. Americano, no, americano è un sogno, ce ne sono tanti. Che ti piace di americani? Clint Eastwood. Ah! Di italiani, non lo so, Moretti, Verzi, Mainetti, Ah, ti piace. Vabbè, un insomma, ce ne bel, sono insomma, tanti. Susan Bier, Clint Eastwood, Nanni Moretti, Paolo Verzi, Menetti. Beh, insomma, dai, una buona. Sì, ma ne ho dimenticato Sì, sicuramente, ci beh. sono tanti registi quei quali mi piacerebbe molto. Certo. L'ultimissima cosa che ti chiediamo è un film sconosciuto, piccolo, che secondo te dovrebbe avere più fama che consiglia i lettori di Otcorna. Magari una cosa che dici, Ulala. vedi, questo qui dovrebbero conoscerlo tutti, invece non conosce nessuno. Perché è un po' il nostro pallino, perché in realtà ci sono un sacco di cose bellissime che non conosce nessuno. Guarda, e su questo mi cogli impreparata, anche perché io in questi mesi di Cosa quarantena ho hai fatto, fatto, guarda? e no, ho letto molto, ma ho Hai visto, sì, io letto? sono una grande lettrice quando ho il tempo, grande no, però Ah. insomma, una Sei una volta leggevo lettrice. di più, sono una lettrice. E mentre mi è mancato appunto il poter andare in sala e appunto ti ho detto non amo vedermi film sul computer e in televisione anche non particolarmente e su questo Qualcosa di vecchio non vecchio, un vecchio film italiano o un vecchio film americano? dunque guarda ti devo dire ho visto recentemente ma non recentemente prima del lockdown sicuramente un film che mi ha molto colpito con Castellitto fantastico ecco anche Castellitto è un regista col quale mi piacerebbe molto lavorare, dove lui fa un avvocato tremendo, è proprio commedia all'italiana rifatta da un giovane autore, di cui però non mi ricordo il Ah, ma è quello nome, con Rocco Papaleo? no, No. dove lui fa l'avvocato che frega il giovane apprendista, cioè uno pieno Chiediamo di la regia. l'apprendista. L'apprendista. Se non sbaglio, il titolo è quello. Non lo so se il titolo è... Castellitto è eccezionale e la storia è molto divertente ed è proprio lo specchio di tutti i mali I vizi dell'italiano dell'italiano medio. medio e non solo medio ed è un film che mi ha molto colpita, ma non sono sicura che si chiami L'apprendista. Beh, adesso Sì, scopriremo, comunque, beh, intanto indaghiamo e ma forse è un consiglio film già di è successo che io ho perfetto. Ma visto tardi su vabbè, comunque qualche... ogni consiglio vale, quindi abbiamo detto Gina Rowlands e questo già sono tanti consigli. Olivia Magnani al nostro Hot Corner, grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie mille.